Jacopo Gianelli, il guerriero. Jacopo è veramente un bravo ragazzo, sia dentro che fuori dal campo. Quest'anno non a caso è stato nominato capitano della squadra perché è un trascinatore e capisce cosa chiede il mister. Chiedo a Jacopo di essere un po' l'esempio in campo e l'esempio anche fuori, sotto l'aspetto della disciplina, dell'educazione, del rispetto che devono avere questi ragazzi sia per se stessi, per tutto l'ambiente e anche per l'ambiente esterno. E quindi si chiede un comportamento idoneo che poi hanno questi ragazzi, perché sono tutti ragazzi bene o male educati e rispettosi. Deve essere un po' l'esempio sia in campo che fuori. C'è da dire che lui è il nostro capitano, quindi comunque già un giocatore di spicco a prescindere. Chiaramente quella è una zona di campo molto delicata, perché comunque è la zona nevralgica del campo, e lui è un giocatore di personalità, un giocatore che è un punto di riferimento per i compagni, proprio per la sua voglia di fare, per la sua voglia di vincere sempre le gare, quindi è trainante in questo senso. Poi dopo il lato tecnico può fare delle buone partite, partite meno buone, ma sicuramente la sua personalità è il suo punto di forza. Vedere giocare Jacopo con la fascia da capitano è un'enorme soddisfazione, in quanto vuol dire che il suo lavoro ha dato i suoi frutti e comunque significa anche che la società ha una stima nei suoi confronti. Essere il capitano comporta grandi responsabilità, poiché devi dare l'esempio a tutti i tuoi compagni e riuscire a sollevarli nei momenti più difficili e anche essere di conforto. Beh, i valori che ci insegnano qui all'Inter sono appunto quella della mentalità, l'orgoglio, la responsabilità e ovviamente riconoscere il fatto che indossare questi colori non è da tutti e quindi di dare il massimo ogni volta che si indossa questa casacca. La mia più grande soddisfazione personale si è verificata l'anno scorso, nel periodo di novembre, quando si è verificata appunto la prima convocazione nazionale ad uno stage. Durante quello stage però si è verificata una delle mie più grandi tristezze, cose brutte che sono accadute nella mia piccola carriera, cioè la rottura del legamento crociato che mi ha tenuto fuori dal campo per circa 8 mesi. Ma so che l'anno scorso ha avuto un'annata un po' travagliata, perché ha avuto un grosso infortunio al ginocchio, quindi è stato fermo 6 mesi, ha ricominciato quest'anno, lo conosco dai primi di agosto quando abbiamo iniziato la preparazione e si è intravisto appunto questo carattere forte, la voglia di fare, di voler allenarsi. E ha riniziato col piglio giusto, con l'atteggiamento giusto e l'ha portato adesso ad arrivare a un grado di forma accettabile. Il nostro rapporto si è fortificato molto quando sia lui che io siamo infortunati. L'infortunio è stato difficile, devono essere stati 6 mesi molto duri, però l'ha sempre affrontato col sorriso, veramente. Ha aiutato anche me ad affrontare l'infortunio. Però aver di fianco Jacopo è stato, diciamo, di conforto. Quello che desidero per Jacopo in futuro è di realizzare qualsiasi suo sogno lui abbia e spero possa solo fare quello ed essere felice. Qualsiasi cosa lui decida di fare, che sia felice. Il mio sogno sicuramente è diventare uno dei calciatori più importanti per questa società e cercare di diventare uno dei giocatori che competono per ovviamente il pallone d'oro.
e appunto di segnare qualcosa a livello della storia del calcio.